Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Buongiorno Bertolaso, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Senta Bertolaso, questo disastro, ti faccio subito la domanda chiave che ci siamo fatti in questi giorni. Poteva essere in qualche modo evitato? Nel senso che ci sono stati errori umani che hanno portato a una situazione così tragica, o invece la violenza delle piogge, il cambiamento, no, climatico, non si potevano scongiurare l'esondazione dei venti corsi d'acqua e tutto quello che abbiamo visto attorno? No, no, nessuno sarebbe stato in grado di evitarlo, questo è assolutamente impossibile. Quando la natura si scatena con questa violenza e con questa intensità, quello che si sarebbe potuto fare forse era quello di mitigare le conseguenze e i danni devastanti che hanno colpito la Romagna, ma questo ovviamente avrebbe presupposto uno schema organizzativo, un gioco di squadra, una divisione dei ruoli, delle competenze che oggi purtroppo è estremamente diffuso, parcellizzato in tanti ambiti e quindi difficilmente riconducibile ad un'unica cabina di regia. Pensiamo solamente al sistema delle previsioni meteorologiche. Oggi, per quello che riguarda le previsioni meteorologiche, abbiamo fatto passi avanti importantissimi, come si è fatto in tante altre attività scientifiche. Il problema è che in Italia prima avevamo un sistema meteorologico in qualche modo unificato al quale tutti si riferivano e oggi invece ognuno fa le sue previsioni del tempo, il suo sistema meteorologico. Quindi anche gli allerta rossi, gli allerta che arrivano per situazioni di vera crisi, poi se voi andate a vedere quelle che erano le previsioni delle varie precipitazioni previste dai diversi siti, si sarebbe visto che c'erano anche lì differenze di vedute. Purtroppo siamo un paese dove ognuno ha la sua idea e vuole portare avanti la sua idea e riesce difficilmente a coordinarsi con gli altri. Riusciamo a dividerci su tutto in questo paese, molto vero. Senta Bertolaso, ma ha parlato di squadra, no? Lei aveva molto giocato, aveva molto lavorato su una squadra straordinaria che era quella dell'epoca Bertolaso, la Protezione Civile. Lei pensa che manchi in qualche modo un unico coordinamento, un'unica cabina di regia? Cioè, il periodo suo fu un periodo in cui la Protezione Civile era veramente molto forte e molto presente. Crede che in qualche modo questo percorso sia interrotto? È stata depotenziata, dopo tutte le polemiche? Depotenziato o meno, noi avevamo immaginato delle procedure molto precise, molto chiare e molto tempestive. Le porto un esempio su tutto. Quando abbiamo riorganizzato la Protezione Civile, quindi nel primo decennio di questo secolo, per le situazioni di emergenza decideva autonomamente il capo della Protezione Civile, che se vedeva che stava anche per accadere un'emergenza, senza aspettare che l'emergenza fosse avvenuta, in qualche modo richiamava su di sé tutte le competenze e le responsabilità e quindi da questo punto di vista poteva agire in modo estremamente tempestivo. Cioè, c'era anche un prima, oggi, mi sta dicendo, fino non a quando un dopo. E certo, c'era un prima. Quando si fa un allerta rosso in una regione già piegata da una situazione drammatica di idrogeologica che era accaduta una settimana prima, è chiaro che la dichiarazione dello stato di emergenza è un intervento che poi viene adottato, come sappiamo oggi, dal Consiglio dei Ministri. In un altro periodo di questo secolo invece si adottava in modo automatico la dichiarazione dello stato di emergenza e tutto il sistema della protezione civile, i vigili del fuoco, le forze armate, le forze dell'ordine, il mondo del volontariato, si mobilitava e rispondeva a quello che era il responsabile della gestione dell'emergenza, anche in modo da anticipare quello che potevano essere le conseguenze di una situazione di crisi. Oggi il governo Monti ha gettato, come si dice in gergo, in bambino, oltretutto non insieme all'acqua sporca, perché di acqua sporca non ce n'era per niente, era acqua trasparente, ma hanno voluto tarpare le ali ad un'organizzazione, ad un sistema che era sicuramente invidiato a livello mondiale. Cioè, oggi lei ne stiamo pagando le conseguenze. Lei è stata smantellata più per motivi, diciamo, di lotte di potere e di populismo, quella grande macchina, che non perché invece ce ne fosse bisogno.
Beh, è stata smantellata perché era diventata estremamente popolare, grande, molto visibile, richiamata, come ha ricordato anche lei prima, da ogni parte del mondo per dare una mano, e quindi questo dava fastidio perché noi avevamo alzato l'asticella dei ruoli e delle responsabilità. Purtroppo in Italia si cerca sempre di abbassare l'asticella in modo da omologare un po' tutti quelli che vogliono anche cercare di fare qualche cosa in più per il proprio paese. Questa è stata la decisione scellerata adottata nel 2011 e oggi, ripeto, non è una persona, non è una struttura, non è un'organizzazione che ne paga le conseguenze, è il nostro paese, è davanti agli occhi di tutti quello, le difficoltà di intervento che hanno dovuto affrontare i sindaci, i responsabili locali della protezione civile, tutto il mondo che afferisce alla grande realtà della protezione civile. Ognuno di loro non aveva neanche un punto di riferimento per sapere come si sarebbe dovuto comportare, come intervenire per dare delle risposte le più immediate possibili. Anche la presenza degli angeli del fango, e voglio premettere che io sono stato un angioletto piccolo piccolo del fango nel 66 vicino a Firenze, anche la presenza di questi straordinari ragazzi sta però a dimostrare la difficoltà organizzativa della macchina istituzionale della protezione civile, perché se questi ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, lo stanno facendo anche perché stanno andando a sostituirsi e a supplire quelle che sono le carenze organizzative. Senta Bertolaso, a proposito di rete, esatto, di capacità organizzativa, lei lo dà per scontato che il commissario debba essere Stefano Bonaccini per far funzionare le cose al meglio, o invece è giusto, come dire, valutare chi gestirà l'emergenza? Guarda, io penso che si sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua, perché non mi risulta che a livello governativo vi siano delle perplessità sulla nomina del commissario presidente della Regione Emilia-Romagna. È una consuetudine ormai assodata, pensiamo semplicemente a quello che è successo nelle Marche a Senigallia, cioè, a pochi mesi or sono. Sarebbe molto sorpreso che non accadesse che diventi commissario Bonaccini, se capisco bene. Segnalo che quando si è deciso di non nominare il presidente della regione commissario per un'emergenza, e mi riferisco alla drammatica vicenda del terremoto di Amatrice, quando sono stati individuati dei soggetti estranei al territorio, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, è stato un disastro. La disorganizzazione e la mancanza della ricostruzione ad Amatrice in tutti i territori colpiti dal terremoto del 2016 è sotto gli occhi di tutti. Quindi credo che da questo punto di vista... Bonaccini sarebbe un disastro, secondo lei, e quindi anche, diciamo, il dibattito credo politico che, attorno appunto, non le piace? No, il dibattito politico non mi piace perché, ripeto, non si tratta poi di una persona, si tratta soprattutto di organizzare una squadra. Lei ha ricordato prima che il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha ricostruito bene dopo il terremoto di 11 anni or sono. E certo, perché lui è stato molto intelligente, ha richiamato la squadra che aveva lavorato nel terremoto dell'Aquila insieme a me, e sono quelli che hanno ricostruito praticamente tutte le scuole, le palestre, i comuni, gli edifici pubblici che erano stati danneggiati dal terremoto del 2011. Come al solito non è una persona che fa la differenza, è la squadra che si organizza e ovviamente poi le procedure e le deroghe che vengono consentite per poter ricostruire rapidamente. Senta, dato che lei negli ultimi anni è passato dalle catastrofi naturali al tema invece sanitario, anche insomma col Covid, ha fatto il commissario per il Covid in Lombardia, una delle cose che mi ha molto colpito è che in questo momento pare che la grande emergenza sia quest'acqua stagnante e putrida che contiene detriti, carcasse di animali, e quindi c'è un tema igienico-sanitario molto forte. Oggi si parla di fare delle vaccinazioni localizzate in alcune zone dell'Emilia-Romagna, antitetaniche, insomma, adottare delle misure specifiche. Che ne pensa di questo? Penso. Quando c'è un'alluvione la prima cosa che bisogna requisire in tutta Italia sono gli idrospurghi. Bisogna intervenire e ripulire immediatamente le fogne e tutti quelli che sono i sottoservizi idraulici di qualsiasi territorio. Ad oggi mi risulta che molti sindaci abbiano ancora difficoltà a poter ottenere questo genere di macchinari, che invece, ripeto, li vediamo girare in tutta Italia, lavorano nelle cantine, lavorano nei sottoscala, lavorano appunto nelle fogne,
perché sono loro quelli che riescono a depurare nel modo più rapido questo genere di problematiche. Poi è chiaro, se l'acqua ristagna bisogna fare degli interventi idraulici, però la cosa più importante, appunto, proprio per fini di sicurezza e di igiene pubblica, è quello di utilizzare tutti gli idrospurghi che esistono in Italia. Ce ne sono diverse decine di migliaia. Sto vedendo la mia